Salvini a processo per il caso Open Arms. Il Senato concede l'autorizzazione a procedere. Il partito di Matteo Renzi è stato determinante per l'ok all'autorizzazione a procedere votando contro la risoluzione della Giunta. Il voto dei senatori di Italia Viva è stato in bilico fino al dibattito. A sciogliere i dubbi lo stesso Renzi intervenendo in aula. Noi dobbiamo rispondere alla domanda non se Salvini ha commesso reati o no, o se fosse accompagnato da altri membri del governo. A questo risponde la magistratura. Ma se ci fu interesse pubblico? E per me l'interesse pubblico non c'è nel tenere un barcone lontano dalle coste. Noi che in passato abbiamo votato a favore dell'autorizzazione a Salvini, e ci accingiamo a votare a favore, non abbiamo cambiato idea, ha detto Renzi. La vicenda risale all'agosto del 2019 quando il leader della Lega era a capo del Viminale e la nave dell'ONG spagnola Open Arms è rimasta bloccata in mare per 19 giorni. Lo sbarco è avvenuto il 20 agosto dopo il sequestro dell'imbarcazione da parte della Procura di Agrigento, che ha così ordinato lo sbarco dei migranti per le condizioni estreme a bordo. Erano i giorni dell'acuirsi della crisi del governo giallo-verde. Il presidente del Consiglio, infatti, dopo lo scontro in Senato con Salvini, presentò le dimissioni proprio il 20 agosto.